Buongiorno, buongiorno a tutti. Siamo in una situazione incredibile. Ci troviamo in una fase nella quale la bugia, la menzogna regna sovrana. Siamo contornati da bugie. Abbiamo politici che fingono di fare il nostro bene e in realtà ci stanno distruggendo. Pensate alla questione del 5G e all'approvazione che c'è appena stata negli ultimi giorni dell'anno, finita in Gazzetta Ufficiale, per l'adeguamento delle soglie e delle frequenze del wireless, finalizzato a aumentare a livelli elevatissimi le frequenze legate appunto alla trasmissione 5G. Nonostante ci siano migliaia di studi che però vengono taciuti perché condotti e finanziati in ambito esclusivamente privato, visto che le case farmaceutiche e le aziende legate alla trasmissione dei dati digitali non hanno nessun tipo di interesse a sottolineare i danni alla salute derivanti da questo tipo di frequenze. Ecco, ci sono dati assolutamente terrificanti relativi a questa situazione. Mi riservo quanto prima di dare degli elementi più concreti, ma vi ricordo che esiste un libro di Arthur Firstenberg che io ho voluto che arrivasse anche in Italia e quindi tradotto in italiano con la casa editrice Biblioteca, che è quella all'interno della quale io dirigo due collane editoriali. Questo libro, La tempesta invisibile, che è un libro incredibile perché raccoglie moltissimi dati e moltissime ricerche ed evidenze sulla pericolosità di questo tipo di trasmissione. Ecco, l'Italia ha definitivamente accettato di sottomettersi a quelle che sono di fatto le soglie di frequenze presenti già in molti altri paesi, e anche il governo Meloni quindi si rende responsabile e si macchia di questo grave crimine. E tutto nella persona di questo Adolfo Urso, questo ministro che veramente ha posto come condizione fondamentale quella di questo potenziamento caldeggiato, no? Già dal ex ministro Vittorio Colao, che di fatto proveniva proprio da quel settore e in quel settore è tornato. Siamo quindi di fronte a situazioni incredibili in cui questi politici che spacciano il loro lavoro iperpagato in una situazione in cui noi ci troviamo in condizioni economiche ormai veramente disagiate, spacciano questo loro lavoro come opera per il bene della popolazione e hanno il coraggio di definire queste nuove norme come in realtà norme a favore, no? Per la protezione, per il miglioramento delle condizioni di vita delle persone, mentre invece si tratta di favorire ASTEL, cioè insomma, la confederazione di tutti i grandi operatori wireless che appunto hanno fatto a lungo lobbying e pressioni per poter arrivare a questo risultato. Mi sono interessato di questo già anche a proposito del libro di Firstenberg che ho citato prima in un video che trovate su Bosco Ceduo Pro tra i miei contenuti in abbonamento, in cui snocciolo molti di questi dati e molte delle patologie che storicamente si sono verificate a causa ogni volta di un'intensificazione della metodologia di elettrificazione e dell'emissione delle onde radio, delle onde elettriche e dei campi elettromagnetici in questi decenni, sin dalle origini, dall'invenzione della radio in poi, e di fatto
queste multinazionali si sono coalizzate, riuscendo poi a esercitare pressioni molto forti, evidentemente anche sul nostro governo. Siamo in una situazione terribile perché è ormai comprovato da moltissimi studi che queste frequenze a questo livello, al livello previsto dalle nuove norme che di fatto entreranno in vigore a maggio, perché adesso, da adesso fino a maggio si dà del tempo per adeguarsi in Italia, insomma è comprovato che tutto ciò porterà a una gravissima forma di, così, di situazione in grado di esercitare soprattutto problematiche, di produrre soprattutto problematiche di tipo sanitario, no? E in primis la questione della cancerogenità di questo tipo di emissioni. Quindi il nostro Stato svende la nostra salute in questo modo. Tenete conto che lo stesso Fürstenberg in questo libro ricollega ogni grande pandemia verificatasi nel corso dell'ultimo secolo, dall'inizio del Novecento in poi, lo ricollega, la mette in collegamento con un precedente, immediatamente precedente, scatto in avanti del progressivo processo di elettrificazione. Quindi tutte le volte in cui questo processo è stato intensificato anche con la moltiplicazione dei satelliti e via di seguito, in concomitanza di questo si è assistito a delle forme sempre nuove e più gravi di pandemie. E guarda caso, ora ci siamo trovati in questa situazione 3 anni fa e adesso il governo in tutta risposta per la nostra salute, proprio perché ha proprio cara la nostra salute ed è molto preoccupato per il grave fenomeno della pandemia, ha deciso di fare uno scatto in avanti, questa volta veramente fortissimo, e in cambio far finta che tutto ciò sia a favore nostro. Ecco, la situazione è terribile e io credo che si debba assolutamente diffondere questa notizia, come altri contesti in questo momento stanno cercando di fare. Ci si debba rendere conto di questo. Tenete anche conto del fatto che tutto ciò è un favore alle multinazionali del wireless, anche in riferimento alla questione in questo modo permettere loro di utilizzare meno antenne, ma con frequenze molto più forti e quindi molto più dannose. Aggiungerei che di fatto questa problematica, insomma, è finalizzata a quello che poi sarà l'internet delle cose, e già si parla di 6G, e quindi alla situazione, alle circostanze nelle quali ci troveremo evidentemente non troppo in là, le automobili intelligenti o comunque quelle che vanno e vengono senza bisogno del guidatore. E questo è uno scenario terrificante che da molto tempo io in qualche maniera così annuncio. Sarà senz'altro una mia fantasia, ma in realtà è suffragata da discorsi che ho fatto con operatori che si occupano di centraline per le automobili di questo tipo e che mi avevano confermato queste cose già diversi anni fa, e quindi io da ignorante non posso che riportarle, ma la mia idea è che il futuro che ci aspetta sia un futuro in cui le automobili, essendo ormai a guida autonoma costosissime, non potranno certo essere appannaggio di chi del cittadino medio che le voglia comprare, che possa quindi in questo modo credere di potersele permettere, che quindi di fatto saranno automobili gestite dai grandi imprenditori che le spediranno a casa tua per prenderti la mattina e portarti in fabbrica. Dopodiché, l'automobile a fine turno ti riporterà a casa,
tu non avrai più nessuna possibilità di avere un tuo mezzo di locomozione autonomo, perché ormai ci saranno solo quelle, appunto, dal costo estremamente proibitivo, e nello stesso momento, beh, nello stesso momento il boicottaggio nei confronti del trasporto privato e autonomo sarà ormai completato in base a tutto quello che sta accadendo in questi anni, no? E quindi l'aumento, diciamo, selvaggio del prezzo dei carburanti, la chiusura delle città con la scusa dell'euro 5, euro 6 e via di seguito. E le zone quindi a traffico limitato e gli aumenti incondizionati di zone con parcheggi zona blu e quindi sempre più costosi, e tutto ciò serve a spingere le persone a rinunciare all'automobile o non potersela più permettere, e quindi poi a dipendere da questo tipo di servizio che di fatto sarà una condanna definitiva alla chiusura in casa da parte nei confronti di tutti, a parte quando le persone servono per fare da ingranaggi rispetto agli interessi dei grandi imprenditori, e quindi vengono prelevate per lavorare in ufficio o in fabbrica e poi riportate a casa e lasciate marcire lì. Tutta la nostra vita in questo senso si snoderà in una quotidianità di su e giù sballottati da queste automobili intelligenti, si spera, non so se sperare che lo siano molto o poco, non lo so, e per il resto chiusi in casa davanti a un dispositivo, davanti a un computer, davanti a una televisione, con i rapporti umani, diciamo, ridotti a videochiamate. Ammesso che la connessione funzioni, perché poi di fatto incredibilmente più aumenta questo grande progresso del digitale e più, come forse state riscontrando, io sono stato completamente isolato, non so neanche questo video come farò a inviarlo, perché comunque ormai mi devo spostare per poter fare le cose, perché casa mia è stata completamente o quasi completamente disattivata dal punto di vista della connessione, non posso neanche più rilasciare un'intervista. Ecco, e quindi a fronte di questo grande progresso che ci aspetta, noi stiamo di fatto vivendo una fase in cui non riusciamo più a comunicare nemmeno così, e in maniera sempre peggiore rispetto anche solo a qualche anno fa. Quindi tutto questo benessere, tutta questa attenzione per la nostra salute, che arriva addirittura a centralizzare il controllo delle restrizioni e delle disposizioni e delle misure per far fronte a tutte queste nuove pandemie che non vedono l'ora di far arrivare anche da noi, in realtà è incredibilmente da considerarsi una enorme follia e un'enorme contraddizione rispetto a una situazione che stiamo vivendo, che è veramente inquietante e che non ci saremmo mai nemmeno aspettati anche solo 4 anni fa. Che cosa fare? Sicuramente ci dobbiamo incontrare fisicamente, sicuramente dobbiamo mandare al diavolo tutte queste cose. Sicuramente il problema è quello della distanza. Io mi trovo ad avere grandi amicizie molto distanti da dove vivo io, e quindi c'è il problema dell'isolamento, c'è il problema del fidarsi delle persone con cui abbiamo a che fare. Ultimamente sono stato veramente preso in giro da persone che mi hanno manifestato un grande affetto e con le quali ho instaurato legami molto forti, che poi si sono rivelate assolutamente una finzione e una messa in scena, e questo alla lunga debilita, distrugge. Da qui reazioni che ho avuto anche molto sofferenti, che hanno portato persone a preoccuparsi per me. Ecco, non vi preoccupate, perché io vengo costantemente ferito e distrutto, ma poi mi rialzo, effetto catapulta, e ritorno a lanciare il proiettile molto in alto e non mi fermerò. Ma è chiaro che i libri sono sicuramente sempre più in calo, perché nessuno ne parla più, la connessione non funziona e quindi non vi posso raggiungere. Sto cercando di vivere in maniera pura, ma è evidente che, e continuerò fino alla fine, ma è evidente che sia ormai sempre più proibitivo e sempre più una condanna a morte. Ebbene,
prendiamo questa condanna a morte, ma insomma mi riferisco ad amici con cui ho avuto un rapporto quotidiano, anche più volte di confronto, di scambio, di chiamate, con amici con i quali ho anche intrapreso collaborazioni e ho fatto qualche trasmissione insieme e via di seguito, che sono di colpo improvvisamente spariti, non rispondono più al telefono, non rispondono ai messaggi, non rispondono su Telegram, non rispondono più a nulla, non so come dire, è un incubo. Cominci a chiederti veramente con chi hai a che fare, chi sia veramente autentico o sia invece soltanto un finto individuo, un finto profilo, un nome fittizio, uno username dietro il quale non c'è nessuno o c'è qualcuno che cerca soltanto di distruggerti. Insomma, è una situazione allucinante. Ma noi siamo molto forti e vi posso dire che la forza principale che abbiamo è quella della genuinità, della purezza, della sincerità, dell'onestà, della voglia di vivere in maniera autentica e di non cedere alle menzogne. Quindi se stiamo vivendo, io no, ma se state vivendo una vita di menzogna, di compromesso, di finzione, guardate che non serve la rivoluzione coi fucili, che tanto troverebbe la gran parte della popolazione contro coloro che volessero rivoltarsi. Non serve neanche, come si può dire, la venuta di chissà quale eroe che ci risolva le cose, ci tolga le castagne dal fuoco, perché se arriva in una posizione tale da avere il potere di come si può dire, di risolvere tutto, vuol dire che è ancora peggio di coloro che di fatto stiamo combattendo. Guardate che ciò che può distruggere tutto, l'ho già detto in un altro video, quello che ho postato, che ho inserito, che ho pubblicato in occasione del Capodanno, è la nostra sincerità, la nostra autenticità, la voglia di essere assolutamente noi stessi, di non accontentarci più di nessuno che finga di amarci soltanto perché conviene tenerselo vicino, di non accontentarci più di nessuno che finga di proteggerci o che ci dia uno stipendio in cambio della nostra di una nostra condotta falsa o di un lavoro che non avvertiamo, che non sentiamo come nostro. Quello che distruggerà questa gente sarà la capacità da parte nostra di chiudere con tutto ciò che è falso e con tutto ciò che non sentiamo nostro e con tutto ciò in cui non ci riconosciamo. Sono anni che dico questo, che parlo di felicità come l'unica condizione realizzabile attraverso la piena soddisfazione, la piena realizzazione delle proprie potenzialità e della propria autenticità. E se ricordate, quando 2 anni fa, il 6 gennaio del 22, ho fatto partire quella campagna di delegittimazione del governo attraverso la restituzione della tessera elettorale, era un segno forte per dire: noi non ci riconosciamo in voi, non ci interessa nulla di che cosa fate voi, perché noi vogliamo un mondo sincero, puro, autentico, perché ci meritiamo questa vita e finora l'abbiamo buttata nel cesso, continuando a vivere di menzogne e accettare menzogne. Quindi io continuo a dirlo e vi esorto in questo senso: c'è un solo modo per cambiare tutto e questo modo passa dalla nostra quotidianità, dal nostro io. Ascoltiamo il cuore, mandiamo al diavolo tutto ciò che non ci appartiene, che non sentiamo nostro, decidiamo piuttosto di vivere d'aria, di vivere in mezzo a una strada, perché di fatto è quello che in qualche maniera ormai ho in mente io. Non ci lasciamo andare a nessuna finzione, non ci concediamo più a nessuna finzione, perché signori, abbiamo un'unica vita e questa vita la stiamo buttando. Allora, a qualsiasi età noi si sia, a maggior ragione se siamo in là, smettiamo di buttare la vita, e ci fosse anche più un mese da vivere, viviamolo in maniera autentica e sincera, assaporando, alimentandoci di amore autentico. Questo è il modo con cui distruggeremo tutto. Buona giornata.